dovrei avere in diretta il dottor Giuseppe Di Bella. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Giuseppe, grazie intanto per il tempo che stiamo rubando. Grazie a voi. Ecco, volevo, l'ho disturbata per avere un aggiornamento sul metodo che naturalmente porta il nome tuo, il nome del compianto tuo papà è Luigi Di Bella, professor Luigi Di Bella, e anche in merito a quel documentario che sta creando non poche zizzanie in giro. Ecco, intanto sì, se ci sono aggiornamenti. Sì. Ti ringrazio di darmi questa opportunità. Microfono sempre aperto per questo. Il documentario è stato molto laborioso, sono 4 anni di un giornalismo d'inchiesta fatto da un istituto di ricerca che ha espansione internazionale, e ogni affermazione di questo documentario è reperibile anche nel nostro sito. Se guardate il sito metododibella.org c'è riferimento al documentario. È molto importante perché non esiste affermazione che non sia documentata, sono riportati documenti originali, i verbali dei NAS, in protocolli ministeriali, i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. Ora, chi ha fatto il documentario, questo istituto, non fa commenti, riporta dei fatti. Il giudizio lo lascia allo spettatore, certo. Però i fatti non sono contestabili, perché sono anche autenticati da un punto di vista legale. Per esempio, una parte di questo film è intervista, e consiste in intervista a pazienti che hanno fatto la cura di Bella e hanno avuto esiti importanti fino alla guarigione stabile. Sono casi interessanti perché ci sono tumori prostatici guariti senza operazione, senza chemio, senza radio, solo con terapia di Bella. Tumori della mammella ugualmente guariti senza chemio, radio o chirurgia. E ci sono anche tumori cerebrali, altri tipi, linfomi per esempio. Allora, il film da una parte dà una documentazione di pazienti guariti, però questi pazienti intervistati hanno dovuto portare al produttore del film l'intera documentazione, però scientificamente valida, con intestazione degli ospedali, PET, TAC, perciò esami ematochimici strumentali, ma soprattutto certificata da un punto di vista medico-legale, cioè i documenti dell'iter diagnostico clinico di questi pazienti sono certificati secondo la legislatura internazionale, sono documenti validati, autenticati, perché questi documenti certificano la diagnosi, certificano la guarigione. Sono 16 casi, per cui non è una sola patologia, non sono casi isolati, ha un suo valore diagnostico e scientifico, ma di documento proprio. L'altra parte riguarda le ricerche e le pubblicazioni che fece il professor Di Bella, che hanno anticipato, come sempre più evidente, dati di fatto scientifici. Vi faccio un esempio: il primo al mondo che ha usato in funzione antitumorale la somatostatina, che è l'inibitore dell'ormone della crescita, del professor Di Bella. Fate una ricerca oggi sulla massima banca dati medico-scientifica, che è pubmed.gov, lo trovate anche sul sito Metodo Di Bella. Mettete somatostatine in cancer oppure in cancer therapy, avete 34.000 pubblicazioni, e bastano 3 perché il dato sia scientifico, per cui queste sono evidenze scientifiche. Nel film sono riportate tutte le evidenze scientifiche, 70 congressi internazionali e mondiali in cui ha partecipato il professor Di Bella. Ci sono oltre 200 pubblicazioni sue, pubblicazioni della Fondazione, sempre sulle banche dati internazionali. Cioè, questo contesto smentisce radicalmente la disinformazione e la censura di regime fatta sul metodo Di Bella. E invito, approfitto dell'occasione che mi dà il microfono per informare le persone di stare molto attenti e accogliere con molto scetticismo l'informazione ufficiale. L'informazione ufficiale vi parla di comunità scientifica, che questa comunità scientifica
certifica in maniera dogmatica determinate conclusioni. Sì. State molto attenti, perché si sta creando una comunità scientifica indipendente con personaggi importantissimi, premi Nobel, direttori scientifici di riviste internazionali di massimo livello, come New England Lancet, i quali fanno parte di una comunità scientifica che è indipendente, non è associata ai circoli di potere. Per cui quello che voi leggete, continuamente annunci di grandi progressi e spettacolari scoperte, ho preso con le molle. Io invito le persone a fare una riflessione semplice. Se in realtà, se veramente oggi, come sostengono i circoli di potere, avesse una terapia medica efficace contro il tumore, la chirurgia oncologica non esisterebbe. Se fossero realmente capaci di guarire un tumore solido, qualche leucemia ogni tanto, leucemia liquida, la tirano fuori. Ma tumore solido non sono in grado di guarirlo. Se fossero in grado di guarirlo, la chirurgia oncologica non esisterebbe. E il tumore della mammella non sarebbe la prima causa assoluta in tutto il mondo di morte della donna, malgrado tutti gli annunci. Allora, queste statistiche, queste pubblicazioni, questi congressi, tutti i dati sulla sperimentazione della terapia di Bellan, infine ci sono. I dati rilevanti sono che hanno sottolineato le richieste che hanno fatto il Ministero della Salute italiana al Ministro e all'Istituto Superiore di Sanità, dei documenti che validano la sperimentazione del 98. Il Ministero non ha fornito i dati che certificano la legittimità della sperimentazione. Quando si fa una sperimentazione di quella portata, è costata miliardi al contribuente italiano, sì, gli sperimentatori e l'ideatore della terapia devono fare un verbale, riunirsi, certificare a livello notarile la loro presenza, firmare nello stesso luogo contemporaneamente ideatori della terapia e sperimentatori. Primo, i criteri di arruolamento dei pazienti, secondo, i criteri di valutazione della terapia. Il Ministero o non vuole o non è in grado, malgrado numerosissime richieste ufficiali, protocollate, secondo quelli che sono i codici internazionali, non è in grado di documentare la legittimità. Questo verbale non c'è, manca, e senza questo verbale la sperimentazione non è legittima. Indipendentemente dalle gravissime anomalie, farmaci scaduti in 1048 pazienti, certificati da due marescialli dei NAS, conferma, somministrazione solo di 4 dei 7 farmaci che dovevano dare, somministrazione somatostatina senza siringa temporizzata che ne ha completamente invalidato l'efficacia, sì, presenza di acetone che è tossico, avrebbero dovuto eliminarlo. Possiamo andare avanti. Sì, pazienti già hanno stato terminato. Le anomalie furono gravissime. Non ha legittimità questa sperimentazione. Ci sono le lettere protocollate che questo istituto di ricerca ha inviato al Ministro, ma rispettosissime, secondo la deontologia, secondo quello che prevede anche la, del diritto internazionale, anche come risposta che un istituto, che un'istituzione deve dare quando c'è una richiesta fatta in questa maniera, e è obbligata entro determinati tempi. Hanno praticamente omesso la risposta. Nel film c'è tutto, ne viene fuori quadro chiarissimo, senza commenti, eh? Loro non fanno commenti, non prendono parte, hanno offerto però una serie di dati, una serie di certificazioni validate da un punto di vista su cui le lo spettatore è invitato a riflettere. E immagino tutto questo, Giuseppe, che anche le autorità politiche lo stanno ampiamente diffondendo, questo documentario, immagino. Sì, quello che è grave, che direi anche che è demoralizzante, è sconcertante. Io ho provato a contattare qualche politico, ma non gli interessa. In Italia è stato fatto qualche cosa di questo genere che da un punto di vista umano, da un punto di vista etico, clinico e scientifico, ha una gravità che chiunque, ma non si muove nessuno.
ho provato a contattare qualcuno, ma non gli interessa. Cioè, praticamente abbiamo dei pazienti che hanno gravi difficoltà a fare la cura economica, anche se adesso costa un terzo di quello che costava all'inizio, ma non c'è nessuno che prenda da parte del popolo, da parte della gente, che li difenda dal potere dei multinazionali. Bisognerebbe che la gente cominciasse ad attivarsi, a pretendere che chi pretende di rappresentarla veramente ne facesse e ne prendesse le difese contro lo strapotere di centri internazionali, cioè contro una certa criminalità finanziaria, perché le banche dati ormai certificano la validità della terapia. Il fatto di ignorare dei dati scientifici documentati è gravissimo. Continuare a fare delle terapie per cui ancora, vi ripeto, il tumore della mammella è la prima causa di morte della donna, è di una gravità eccezionale. Se un disgraziato per curarsi deve prendere la somatostatina lento di rilascio in Spagna o in Turchia e gliela bloccano alla dogana per benevolo interessamento di qualche multinazionale, e non c'è un politico che prende la difesa del cittadino. Questo è gravissimo. Vergognoso proprio. E Giuseppe, adesso abbiamo visto quello che hai detto te, l'avevi già ripetuto l'altra volta, hai fatto bene a ridirlo, che la terapia adesso ha ricevuto uno scalo verso il basso, quindi si è ridotta di un terzo. Un terzo, perché qualche farmacista, malgrado tutto, con preparazioni validate e sottoposte a esami ad analisi, sia di sterilità che di stabilità, sia di dosaggio, in grado di produrre la formulazione più potente di somatostatina, che è l'analogo octreotide, dose giornaliera al costo di 10 euro, per cui 10 euro al giorno li possono spendere in tanti, però lo stesso prodotto, dose giornaliera, che è messo in commercio da una multinazionale del farmaco, costa 116 euro rispetto a 10 euro che... E il prodotto, queste farmacie hanno delle catene di produzione in cui il lotto è verificato come stabilità, come sterilità e come dosaggio. Noi come fondazione abbiamo la scheda tecnica della materia prima che usano e l'analisi del prodotto finito. L'altro analogo, la somatostatina, costa 8 euro, per cui si è passati dai costi iniziali 2.000 euro, oggi è accessibile a quantità di gente. Questo ovviamente crea maggiori astio, difficoltà, contrapposizione, disinformazione, tutti i resti. Assolutamente. Diciamo, Giuseppe, invece, cosa costa una terapia oncologica ufficiale in un paziente oggi come oggi? La cura ufficiale? Oggi come oggi si può arrivare, a seconda delle patologie, ci sono patologie che comportano ricovero in camera sterile, trapianto di midollo, chemioradio e anticorpi monoclonali, andiamo sulle centinaia di migliaia di euro, 200-300 mila euro. So se avete sentito che hanno dato due Nobel per l'immunoterapia antitumorale, sì. Sono stati grandi entusiasmi, tutta la stampa, i giornaloni hanno gridato Osanna a questi due Nobel, ci sono grandi altissime aspettative. Morale, c'è stato un oncologo, il professor Chirelli, oncologo di Aviano, molto noto, il quale ha pubblicato un articolo e dice va bene tutto questo entusiasmo, però nella fase sperimentale di questa immunoterapia hanno già fatto 620 morti, 620 morti per tossicità di questa immunoterapia. Si è creato un po' di scompiglio, anche perché poi tutti questi miracoli non ci sono. Questa immunoterapia antitumorale costerebbe al contribuente dai 100 ai 150 mila euro, ma non è un miracolo. A un certo punto, sollecitati, intervistati, questi due Nobel che cosa hanno detto? Sì, va bene. È un grande progresso, ovviamente, da mettere a punto. Molto probabilmente arriveremo a una soluzione con l'immunoterapia del problema cancro nel 2050. Allora, tutte queste balle che ci raccontano, che sono lì, che ci stanno arrivando, che hanno terapie di provata efficacia, che la comunità scientifica dice che è una terapia, ma quale comunità scientifica? Dobbiamo fare riferimento alla comunità scientifica indipendente, che ha personaggi di alto valore scientifico. Questo non è vero, non credete a tutto quello
ne sa qualche cosa, mi compagno che è un sito di disinformazione e vi spiega molto bene questi concetti. Grazie Giuseppe, ti leggo un messaggio, poi ti saluto, non voglio rubare tempo ai tuoi pazienti. Ci chiede, potresti chiedere al grande dottor Di Bella se a Cagliari c'è una farmacia galenica che sappia preparare lo sciroppo dei retinoidi correttamente? Francesco è in Sardegna, quindi Cagliari? Sì, dunque guardi, purtroppo, dico purtroppo no, però posso dire questo, noi come fondazione possiamo dare a qualsiasi farmacia che ne faccia richiesta tutta la metodica di preparazione puntualmente dettagliata, trasferendo quella di mio padre, nello stesso momento in cui noi come fondazione riceviamo la scheda tecnica della materia prima che usa il farmacista, che deve essere di ottima qualità, e l'analisi del prodotto finito, noi quella farmacia la accreditiamo, persone che sono in Sardegna, indichiamo quella farmacia. Perciò richiediamo scheda tecnica della materia prima, esame del prodotto finito. Se qualcuno è interessato, scrive alla fondazione, diamo tutti gli estremi puntualmente, farmacologicamente documentati per la preparazione galenica dei farmaci. Perfetto, bene Francesco, spero sia stato chiaro. E l'ultimo, dove possiamo trovare quel documentario così importante e in modo tale da poterlo divulgare? Il documentario, guardi, se voi guardate su Vimeo, che è un canale internazionale, nel Vimeo mettete film, documentario, inchiesta, la terapia Di Bella 20 anni dopo, metodo Di Bella 20 anni dopo. Se no più semplicemente guardate il sito Metodo Di Bella, rassegna stampa, ci sono riferimenti al metodo. Sono su Vimeo, basta mettere su Vimeo docufilm, film documentario, Metodo Di Bella 20 anni dopo, trovate su Vimeo oppure trovate sul nostro metodo. Il film è molto lungo e è diviso in link, ci sono diverse sezioni, perché hanno intervistato anche parecchi oncologi, ricercatori stranieri e ricercatori italiani. Ci sono una quantità di dati sulla carriera. Nessuno sa che mio padre, da studente, ebbe un premio per la ricerca direttamente da Guglielmo Marconi, già da studente, per una pubblicazione che fece da studente. È riportato nel film. È riportato la lettera con cui Guglielmo Marconi invitò mio padre a far parte del CNR appena laureato. Sono dati che sono importantissimi. Bene Giuseppe, io ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro e sai che qui hai sempre il microfono aperto per queste informazioni importanti. Grazie.